Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, amici piccoli e grandi, oggi abbiamo ascoltato un po' di belle letture che cerchiamo di meditare insieme. Il Vangelo ci ha presentato com'era una giornata tipo di Gesù grande, quindi quando stava svolgendo la sua missione pubblica. E invece la prima lettura, un po' più difficilotta, questa adatta alla riflessione di quelli che sono un po' più grandi, ci ha presentato alcune considerazioni di Giobbe. Alcune in particolare, che quando si comincia come noi vecchierelli a superare i 50 anni, diventano attuali. Un soffio alla vita, il tempo passa veloce, figlioli miei cari. Io mi sento ancora un ragazzino, ma quando provo a far ragazzino, questo lo facevo negli anni passati, che metto a fare qualche sport un pochino troppo impegnativo, crack, faccio ancora il ventenne, ma mi si spacca tutto, mi si spacca. Non si va più, voi siete giovani ancora. Ok, io no. Allora, la giornata tipo di Gesù, la prima cosa che faceva Gesù, attenzione, sapete qual era? Cosa che dobbiamo fare tutti? Si alzava quando ancora era buio, perché siccome durante il giorno non aveva respiro, perché tra predicare il Vangelo, guarire i malati, cacciare i demoni, abbiamo sentito tutto il giorno, al tramonto ancora stavano a porta gente, quindi lavorava tantissimo, era completamente dedito al bene delle anime, però la prima cosa è che uno deve fare il pieno di grazia. Quindi Gesù stesso, pensate, questo è che è Dio, si alzava prima dell'alba e stava ore in preghiera. Quindi, questo vale per i piccoli e per i grandi, lo dicevo anche ieri, facciamo un po' un conto. 24 ore della giornata, giusto? Avanti, quanto tempo dedicate alla preghiera? Io meglio non ve lo dico il mio, perché vi spacco a tutti quanti, sicuro. Ok, ma dico, quanto dedichiamo? 2 minuti? 5? 10? Mezz'ora? Un'ora? 2? 3? 5? Indovinate io quanto, non lo dico però, quindi è uno di questi che ho detto, ok? Non va niente quanto dire, voi dovete pensare a quanto pregate voi, non quanto prego io, ok? Quindi fate voi, ma voi, punto interrogativo, perché quella è la prima cosa, uno. Seconda cosa molto importante, questo vale per i piccoli e per i grandi, impiegare il tempo bene. Nello svolgimento dei nostri doveri, nel compiere opere buone. La vita, figlioli miei cari, è un soffio. Pensiamo un'altra cosa molto importante, io lo dico sempre ai funerali: non fate gesti apotropaici, specialmente i grandi, che tanto non servono a niente, ok? Ma se il nostro Signore oggi ci chiama, io, con Leonardo Maria, stasera muoio. Bene, vi racconto al nostro Signore che ci ho fatto con i miei 53 anni di vita. Come sono andate le cose? Perché guardate che quando ci troviamo dinanzi a Dio, noi ci arriveremo con il carico delle cose che abbiamo fatto. Ai funerali leggo sempre una bella lettura di San Paolo, dice: tutti dobbiamo comparire dinanzi al tribunale di Cristo per ricevere la ricompensa delle opere da noi compiute, sia in bene sia in male. Punto e parola di Dio, così è. Io dicevo anche nell'omelia precedente, queste cose non si possono dire ai funerali, perché, capite, presenza della persona, il dolore delle persone, il lutto, ma voi sapete quanti funerali noi parroci celebriamo di gente, e questo è un piccolo centro, quindi non è che io sono cieco, la gente che viene a messa la vedo. 8 anni che sto qui, sai, se è un anno può essere che una persona ci ha avuto un momento di crisi, ma se tu dopo 8 anni fai un funerale di una persona che, se qualcuno non ti dice chi è, certo, la faccia forse l'hai vista da qualche parte, perché il paese è pieno, mai visto, mai visto in chiesa, mai, mai visto in confessione. E secondo voi, una persona che campa così, che fine farà? Io non voglio sostituirmi a Dio nel giudizio, capite? Una persona potrebbe all'ultimo momento aver avuto una grazia, si è pentito dei peccati, questo lo sa soltanto nostro Signore, no? Ma voi capite la mentalità che c'è in giro?
Mica ci si pensa che, guardate che noi ogni giorno scriviamo una pagina della nostra vita. Quando siamo morti, il nostro Signore apre il libro, cioè la nostra vita dopo la morte, non è che il nostro Signore la decide lui, no, no, la decidiamo noi. Il nostro Signore apre il libro e dice: questo è quello che hai scritto. Hai scritto una vita piena di peccati? Che cosa ti aspetti da una vita piena di peccati? Che va in paradiso a fianco a Padre Pio? Scusatemi. Cioè, io ogni tanto faccio riflettere un po', no? Se uno bestemmia tutto il giorno, giusto? E non si pente, secondo voi è in paradiso quando muore? No, ditemi, cioè, non dovete rispondere, dice Don Leonardo, no, che dite voi? È così? Che dite anche voi grandi? Un pochino di buon senso, no? Che dite? Funziona così? Purtroppo queste cose noi ci dobbiamo pensare. Io vorrei, non mi posso mettere a fare il predicatore protestante, perché io non lo so quanto tempo ancora rimarrò a Sermoneta, però a tanti fratellini io due paroline gliele vorrei dire. Certo che diventa un pochino difficile, tu dovresti mettere in piazza come fanno i predicatori negli Stati Uniti col megafono, capite? Perché se non mettono mai piede in chiesa, come faccio a dirgli due cose? Però io sinceramente di tante cose che vedo qui in questo paesino sono molto preoccupato, molto, molto preoccupato proprio della sorte eterna di tante persone che continuano a partire e partono avendo alle spalle una situazione di vita che poi chiedo a qualche collaboratore, dico, ma non ha, sendiamoci un vero pietoso, insomma, facciamo suo funerale. Io mi faccio il segno della croce, sono tenuto che evidentemente a fare le esequie, no? Ripeto, soltanto Dio giudica le persone, però il concetto è fondamentale, cioè noi dobbiamo vivere, se abbiamo fede, pensando che qui siamo di passaggio. Se state forse così, lo dico per chi ci avesse interesse, stiamo pensando di organizzare un pellegrinaggio a Lourdes, chi lo sa, se qualche sermonetano almeno a Lourdes ci viene, io faccio i pellegrinaggi, vengono da tutta Italia, e di Sermoneta 2, 3, 4 e 5. Io dico sempre, io sto qua per voi, non sto con gli altri, però vabbè. Sapete a Lourdes la Madonna che cosa disse a Santa Bernardetta? Due o tre cose importanti. Primo, che la felicità con la F maiuscola non esiste sulla terra, ma esisterà soltanto in cielo. Uno. Secondo, che noi qui siamo di passaggio, e questo ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare, perché l'andazzo che ci sta in giro, ve lo dico io qual è, che o c'è gente che ci crede proprio o non ci pensa proprio, oppure c'è questo, diciamo, pensiero comune: sì, vabbè, come ho vissuto, però tutto sommato non è che sono un grande criminale, poi qualche preghiera ogni tanto l'ho fatta e quindi andrà tutto bene. Questo è quello che si pensa in giro. Io mi sono fatto questa idea, non campata per aria, insomma, sulla base, ma non funziona così, non è così. Io vorrei poter dire è così, ma se lo dicessi sarei un criminale, non un parroco. Criminale perché sarei responsabile della morte eterna delle anime che mi sentissero e mi dessero retta in queste stupidaggini, che sono stupidaggini, non funziona così. Non c'è scritto questo nel Vangelo. San Paolo nella seconda lettura dice oggi: guai a me se non predicassi il Vangelo. Nel Vangelo non c'è scritto che come campi, poi la si comunica comunque in paradiso. Non c'è scritto questo. Ve lo ricordate cosa dice Gesù? Sono molti quelli che si salvano, vi ricordate la domanda che gli fecero? No, gli dissero a Gesù: sono pochi quelli che si salvano, vi ricordate questo passaggio? Lui non risponde direttamente. Cosa risponde? Sforzatevi di passare per la porta stretta, perché larga è la porta, spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che ci passano. Quanto stretta invece la porta e angusta è la via che conduce alla vita, e quanti pochi sono quelli che la trovano? Domanda: ha risposto Gesù alla domanda oppure no? È certo che ha risposto, e che ha detto: sono tanti o sono pochi quelli che si salvano? E sono pochi. Ha detto lui, non l'ho detto io, capito? Io vorrei tranquillamente dire: ragazzi, tutti a re. Ma nel Vangelo non c'è scritto questo. Capite? Preghiera, vita di grazia, osservanza dei comandamenti e dei doveri del nostro Stato. Voi, giovanotti,
non perdete tempo inutilmente. Sapete che dovete fare? Sì, come io, un buon giovanotto cristiano, che fa? Prega, dà in grazia, studia, è obbediente a papà e mamma, sceglie delle buone amicizie, non cattive compagnie, e usa bene la restante parte del tempo libero. Cose buone, fa qualche bello sport. Se volete un consiglio, suonate qualche bello strumento. Un mio grande pentimento l'avessi fatto quando ero piccolino. Non perdete tempo appresso a cose inutili, bighellonando in giro con i cosiddetti monellacci o ragazzacci, o computer, videogiochi, PlayStation, segretinate qui, che vi impappano il cervello, o televisione e porcherie che fanno in giro. Capite? Ricordate che anche cristianamente vale il proverbio popolare: quello che si fa si ritrova e quello che si semina si raccoglie. Mia mamma me lo diceva sempre. Quindi questo è il messaggio molto impegnativo, serio, della liturgia di oggi. Gesù sta dalla parte nostra, quindi se noi ci orientiamo verso il bene, abbiamo tutti gli aiuti per fare una grande vita, però questo non si fa senza la nostra scelta e la nostra libera volontà. Siamo lodati Gesù e Maria.